farci dormire. Ma quella là l'anno scorso ha fatto un mese d'assenza, un mese. Non faccio più un cazzo, come la cazzo. Ciao John! Non c'è Francesca oggi, eh? Niente, oggi il giro corto. Oggi niente lungo. Perché è assente. È assente, sì. E vabbè. La radio è spenta. La radio è spenta. Radio accesa. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Tony. Ciao Rosso. Ciao Romina, mi raccomando, metti la cremina sugli ematomi. Assolutamente, ciao ragazzi. Ciao Marco, ciao Valerio. Ciao Rosso, ciao Romina. Siamo con Takeaway, ma dove? Ma dove è il Takeaway? Qui. A Radio 105, le 12 in punto. Radio 105, Digicom 24, Breaking News. Buona giornata da Boris e Mantova. Un enorme incendio è scoppiato in un'azienda di solventi in provincia di Novara, San Pietro Mosezzo, dalla zona industriale ai confini con il capoluogo di provincia. Un'altissima colonna di fumo nero in cielo, udite diverse esplosioni, area completamente evacuata, in salvo gli operai. Invito del sindaco a tenere chiuse finestre e rimanere in casa. Mosca continua con le esercitazioni, ieri nel Mar del Giappone, oggi su larga scala, testato un missile balistico intercontinentale. Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping. Andiamo proprio bene, eh? A fargli visita. Chiesa, siamo lì lì, eh? I bambini deportati illegalmente in Russia. Ieri è stato liberato il decreto che taglia le bollette di luce e gas fino a giugno. Approvato anche il nuovo codice degli appalti e la legge che vieta produzione, importazione e consumo di carne sintetica. La soddisfazione di Coldiretti, il presidente Ettore Prandini. L'Italia è il primo paese a livello mondiale a aver vietato la produzione e la commercializzazione di cibo sintetico. Io penso che sia un grande traguardo per il mondo agricolo, ma soprattutto per i nostri cittadini e consumatori. Allarme per i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza voluto dall'Europa post pandemia. In Italia è speso solo il 6% dei fondi. La Corte dei Conti evidenzia rallentamenti nel raggiungimento degli obiettivi, ritardi per un progetto su due, pagamenti arrivati solo al 70% delle imprese. Notte in auto in strada con coperte di fortuna per centinaia di persone a Campobasso e negli altri paesi vicini all'epicentro della scossa di ieri sera. A Montagano, pochi chilometri dal capoluogo, magnitudo 4.6, paura ma nessun danno. Scossa avvertita anche nel Lazio in Campania, oggi scuole chiuse in una trentina di comuni. Lo sport non si ferma, Jannik Sinner che vince contro Rublev negli ottavi di finale del Master 1000 di tennis a Miami. Stasera l'azzurro cercherà un posto in semifinale, si ferma agli ottavi invece Lorenzo Sonego. Queste le breaking news di TGCOM 24. Molti credono che il metaverso sarà solo virtuale. Buongiorno. I vigili del fuoco useranno la realtà aumentata per orientarsi più rapidamente negli edifici in fiamme. I medici potranno visualizzare le immagini diagnostiche nel metaverso e prendere decisioni più rapide in emergenza. Anche se i menu sono estinti, nel metaverso gli studenti potranno tornare all'era glaciale per visitare.
spazio virtuale, ma il suo impatto sarà reale. Un materasso Dorelal scandisce la qualità del tuo tempo in ogni stagione della vita. È primavera, entra in negozio e rinnova la tua camera con la qualità dei materassi eletti Dorelal, con sconti fino al 50% per rinnovo esposizione. Affrettati, termina il 2 aprile. Dorelal, dormire bene, vivere meglio. Amici, buongiorno, ben ritrovati su Radio 105 105 Take Away e anche sul canale 66 del digitale terrestre per vederci in simulcast sia in radio che in video con i potenti mezzi di Radio 105. Oggi siamo in uno studio diverso dal solito, molto più grande per contenere l'ego della nostra conduttrice, che saluto e ringrazio, Diletta Leotta. Vai con la sigla, metti una base in questo studio, ti dico. Bellissima questa musica! Ti piace? Sì, come si chiama questa musica? Come si chiama? L'artista come si chiama? Carissimo. Come si chiama? È di Air Supply o di... È di Air Supply questo? Sì. Sente. Se alzi si sente il copier della musica. Video.